Buonasera. Buonasera a voi. Devo dire che è la prima volta che mi capita di iniziare una conferenza al suono delle campane. Sono anche felice di vedere così tanta gente, cioè, anzi io vi vedo poco ma so che ce n'è parecchia, quindi, perché da qui non si vede nulla, quindi mi permetterete come al solito all'inizio delle conferenze tolgo l'orologio per evitare di parlare un'ora e mezza e poi dopo la gente che viene fame e non mi ascolta più. E questa sera l'argomento è abbastanza curioso perché io vi voglio parlare dell'Italia in realtà e dell'Italia particolare che è l'Italia del campanile. Ora, fatta da Milano è un po' difficile come argomento perché Milano è l'unica città che non si riconosce in un campanile, mentre tutto il resto dell'Italia si riconosce nei campanili e ha preso una parte o per un tipo di campanile tipo guelfo o un altro di tipo ghibellino, mentre Milano si è trovata in una situazione bizzarra che è un po' la caratteristica della città. Che in fondo l'unico vero campanile che noi abbiamo non è un campanile ma è la Madonnina con la quale chiuderemo questa conversazione questa sera, e per mettere sulla Madonnina ci abbiamo messo alcuni secoli perché la Madonnina è stata posata sul Duomo solo alla fine del Settecento, a riprova del fatto che a Milano i lavori pubblici vanno molto lenti perché hanno iniziato il Duomo, l'ha iniziato Gian Galeazzo Visconti nel 300, ci sono 400 anni per finirlo, infatti si dice la fabbrica del Dom, ma questo in fondo corrisponde anche un po' allo spirito della città. Milano è una città che non è una città da campanile, e forse anche il motivo per il quale è una città meno campanilista di altre, cioè, i milanesi sono fieri di essere milanesi, sono lì quelli che dicono noi siamo di Milano, gli altri in ariusi, ma quelli fuori sono ariosi, però alla fine è fra le situazioni campanilistiche la meno campanilista che si possa capire che si possa conoscere in Italia. Però invece il campanile è fondamentale perché in questa fase storica politica credo che capire il campanile possa servire a qualcosa. In fondo non abbiamo capito se siamo tornati campanilisti o non campanilisti. Non abbiamo capito se saremo per... Vedete, lì li ho messi, vi ho fatto vedere le fotografie, lo scontro fra guelfi e ghibellini. I ghibellini sono quelli con l'aquila imperiale e i guelfi sono quelli con la grinta che fanno fuori quelli dell'aquila imperiale. Noi ci siamo battuti sempre fra guelfi e ghibellini e probabilmente ancora oggi siamo divisi fra guelfi e ghibellini, ad eccezione dei luoghi che non hanno campanile. Cioè Milano in fondo non è né guelfa né ghibellina. È curiosa come città Milano perché pochi giorni fa ho fatto per un piccolo ristretto gruppo di persone presenti una sorta di invenzione di racconto all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio. La Basilica di Sant'Ambrogio ha tutta una serie di caratteristiche importantissime. La prima è che nasce ancora quasi subito dopo la morte di Ambrogio, voluta da Ambrogio, ma prende corpo dopo la morte di Ambrogio, quindi nel IV secolo, con le tombe di alcuni protomartiri che vengono perché era fuori Milano e lì erano stati martirizzati i santi che stanno insieme a Ambrogio. Quindi nasce fuori dalla città e la città aveva allora un cardine di quattro basiliche che la delimitavano. Ma in verità Sant'Ambrogio poi ha avuto una storia curiosissima, nel senso che inventa una cosa che non è nella tradizione delle chiese. Le chiese normalmente hanno un campanile e parleremo poi a lungo del campanile. Sant'Ambrogio ne ha due, e che non è una roba facile da capire che due campanili, ma soprattutto non ha due campanili uguali, ha due campanili diversi e ha due campanili concorrenti, perché un campanile dipende sin dall'inizio della fondazione, dalla volontà di Carlo Magno, perché Sant'Ambrogio viene poi trasformata in sancita con un atto formale di Carlo Magno come centro del mondo monastico. E Carlo Magno usa molto
il sistema esistente delle strutture monastiche in Europa, perché il resto del sistema amministrativo si è in un qualche modo sciolto. Per rifare un impero che non si sa se sia vero o meno, ma che comunque lui vuole essere vero, si appoggia ai monasteri, struttura organizzata in qualche modo, controlla il territorio in un momento di disordine totale. E a Milano decide che debba nascere uno di questi monasteri e che questo monastero abbia una sua indipendenza, una sua funzione importante da svolgere, bla bla e così via. Però c'è anche l'amministrazione comunale dall'altro lato, cioè c'è il comune nascente, e il comune nascente decide che ce li ha i suoi di sacerdoti da proteggere e li fa l'altra torre con la piccola accanto. Sicché per un lungo periodo fra le due torri c'è stata la guerra, perché quando arrivava il pellegrino, andare sulla tomba di Ambrogio e sulla tomba dei grandi santi martiri era un motivo di pellegrinaggio potentissimo. Quando arriva il pellegrino veniva carpito o dalla torre di destra o dalla torre di sinistra per dare l'obolo, e fra le due si picchiavano, fra le due torri. Quindi quelle sono le torri che rappresentano in fondo la rissosità milanese perenne. Ed è forse questa rissosità che ha fatto sì che Milano non abbia mai avuto un campanile unico di riferimento. Noi siamo una delle poche città d'Italia senza un campanile stabile. Tutte le altre città ci tengono al campanile, cioè sono, per loro sono fondamentali. Uno si riconosce nel campanile. Adesso, in onore al nostro padron di casa, il Fioravanti, abbiamo fatto vedere il suo campanile, cioè non potremmo vivere senza il campanile. Qui siamo a Cremona, il torazzo di Cremona è il simbolo col quale uno, venendo anche a 20 leghe prima di Cremona, camminando nelle nebbie oppure nelle calure, da lontano vedeva: sono arrivato a Cremona. Il campanile è il segno dell'identità di Cremona. Milano è una cosa molto più complessa, però quel segno di identità è quello che fa di Cremona Cremona. Vi ho fatto vedere dall'altro lato un quadro di Spitzweg, che è un po' il pittore più Biedermeier della cultura tedesca, austriaca dell'Ottocento, che rappresenta un altro concetto. Questo l'altro quadro si intitola Heimat. Da un lato abbiamo il campanile e dall'altro lato abbiamo la Heimat. C'è stato un ciclo di televisivo in Germania che è durato secoli, credo che sia passato anche in Italia, sulla Heimat. Su che cos'è la Heimat? Non è mica il campanile, sono due robe completamente diverse. E sono due concetti che in un qualche modo anche si contraddicono l'uno l'altro. Infatti i tedeschi sono andati in crisi quando, diventati finalmente uniti col Kaiser, hanno sostituito la parola Heimat la parola Vaterland, la patria. Quando i tedeschi hanno inventato la parola patria sono diventati pericolosi. Un attimo dopo hanno cominciato a comprare in cannoni e un attimo dopo ancora hanno cominciato a fare la guerra, prima la Prusso, quella fra Prussia e Francia, poi è inventata la prima guerra mondiale, quella che è appena finita, e poi dopo sono andati ben oltre il campanile perché hanno fatto delle cose orribili. E mi piace anche che questa conferenza venga proprio due giorni dopo la Shoah, perché il primo al quale vorrei rivolgere un pensiero è il più grande poeta di origine israelita tedesco, che è Heinrich Heine. E Heinrich Heine, che se avesse saputo come andava a finire la faccenda, non avrebbe mai scritta sta roba. Lui scrive una cosa straordinaria, perché parla della Heimat, e parla in una poesia bizzarrissima che è il suo racconto dell'approdo a Parigi, che è un racconto ovviamente esagerato, perché lui dice: sono arrivato a Parigi perché la nave con la quale me ne volevo andare è naufragata, molti dei miei compagni sono morti, io ce l'ho fatta ad arrivare fino sulla Senna. È ovviamente una lettura trasversale di tipo romantico, in cui dice: arrivare a liberarsi dalla Germania e finire a Parigi allora a metà dell'Ottocento è una cosa con la quale si rischia la vita. E quando racconta come si rompe questa nave, no? Der Kanzler brach in einen Trümmel, sentite che già si fa, cioè succede, quel barcone si spezzò in orribili frantumi, die Freuden waren schlechte Schwimmer, sie gingen unter im Vaterland. Gli amici erano cattivi nuotatori, finirono sott'acqua nel Vaterland, nella patria. Poi dopo invece, quando lui è arrivato a Parigi, questo concetto del morire in patria un po' lì si evapora, e dice: sono salito su una nuova nave con degli altri compagni
Es wogen und wiegen mit frechten Fluten mich hier und her. Il tedesco ogni tanto è anche sonoro, non è mica sempre una lingua diabolica. Wie fern die Heimat, mein Herz wie schwer. Quanto è lontano ormai la mia Heimat, quanto è pesante il mio cuore. E quella, per lui la Heimat non era più il Vaterland, era un'altra cosa. Per il tedesco la Heimat è quella cosa che vedete un po' sulla sinistra dell'immagine, accanto al torazzo, è il paesotto dove ognuno ha la sua origine, dove c'è sempre la fontana, no? Come nelle canzoni poi pre-naziste, c'è sempre la fontana, c'è una sorta di ricordo, ognuno si riconosce in verità in un'identità particolare, cioè la qualità di salsiccia che fa il macellaio di casa. Uno ha una Heimat per un verso, uno lo fa più spesso il salamimotto, l'altro fa il Würstel, l'altro fa il Frankfurter, l'altro fa il Wienerwurst, cioè ognuno fa il suo tipo, la roba dentro è più o meno sempre la stessa. Però la Heimat si distingue per una sorta di sapore di cucina domestica della mamma. Il che non è il Vaterland, la Heimat è materna, il Vaterland è paterno. Sono due concetti molto distanti l'uno dall'altro. E poi c'è l'altro concetto ancora, che è quello francese, che è tornato adesso fuori in un modo drammatico con i movimenti anti-europeisti di quella signora bizzarra, un po' anche inquietante, che è la signora Le Pen, quella che raccoglie i voti degli agricoli francesi contro le città. Beh, però c'è una bellissima poesia di Joaquin du Bellay. Du Bellay è quel grande poeta francese che ha avuto la fortuna di fare viaggio in Italia. Si converte alla classicità a metà del Cinquecento in Italia e poi torna a casa sua. E c'è questo suo sonetto famosissimo nel quale dice: felice come Ulisse quello che ha fatto un bel viaggio e che poi torna a casa. Heureux qui comme Ulisse a fait un beau voyage. E finisce: quand reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Quand reverrai-je hélas mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Cioè, per lui la patria è il piccolo villaggio del quale vede fumare il caminetto. Non ha niente a che vedere col campanilismo italiano. Cioè nessun italiano che abbandonava una delle sue città avrebbe mai pensato di tornare in un suo piccolo villaggio. Gli italiani distinguono radicalmente il villaggio dalla città. Anzi, per noi la parola villano è anche un po' peggiorativa. Si dice di uno che è villano in quanto viene dal paesino e nel paesino dove c'è la villa e dove lavora, in verità non c'è la libertà, perché da noi la libertà è urbana. Gli italiani considerano fondamentale appartenere a una città. E quando si parla di città in Italia, non si parla necessariamente della metropoli. Cioè, io ho provato un giorno a spiegare a degli urbanisti giapponesi e cinesi, prima a Tokyo, poi a Shanghai, perché il problema è abbastanza analogo, che noi abbiamo delle città che hanno 8.000 abitanti. Cioè, per loro 8.000 abitanti sono un incrocio stradale. Per noi invece, se andate a Busseto credo abbia 10.000 abitanti, 12.000 abitanti, Busseto ha generato un grande musicista, Giuseppe Verdi, ha una biblioteca fondamentale storica, ha una serie di palazzi, ha la Villa dei Palavicini, ha una strada centrale con delle case assolutamente gloriose, ha due teatri, allora è una città. C'è un luogo che ha due teatri, la biblioteca, ha una serie di nomi importanti, c'è addirittura la sinagoga, più le chiese dei gesuiti e più il collegio di studio per i gesuiti, e cosa volete che sia? Quella è una città. Allora, per noi la città non è un fatto dimensionale, è una cosa completamente diversa, è il luogo delle nostre identità. E questa faccenda del sentirsi nella città vuol dire che uno è cives. Cioè appartenere alla città vuol dire avere il diritto di essere cives, è un diritto di libertà comportamentale ed è in un qualche modo anche la radice del nostro modo di pensare, cioè noi siamo oppure reputiamo di essere liberi quando siamo cives di una città. Essere cives è fondamentale, però per esserlo ci vuole questa cosa che è la città.
E allora questa città come si riconosce? Si riconosce attraverso una serie di elementi che sono iconici. E gli elementi iconici sono quelli dai quali l'anima si forma. Quest'anima si forma in base a tantissimi meccanismi. Probabilmente in base al fatto anche che mentre il resto del Medioevo stava frantumando i possedimenti, i terreni e le amministrazioni, da noi questo percorso verso l'implosione si era fermato. Si era fermato anche perché in fondo, come dicevo prima, il caso di Sant'Ambrogio ce lo insegna, eravamo rimaste delle città molto importanti. Le nostre città continuavano a vivere, continuavano a svolgere la funzione, e anche se il dibattito era costantemente fra cives e milites, cioè fra quelli che erano la difesa militare della città e quelli che invece erano la forza produttiva, questa distinzione permaneva ma faceva vivere la città. Gli italiani sono tendenzialmente dei cittadini. Poi è vero che Carlo Magno l'ha fatta grossa, perché da un lato suo nipote, appunto Lotario, è quello al quale dobbiamo in un qualche modo questa fascia centrale dell'Europa fra Francia e Germania, che è la nostra, ed è quella sulla quale si potrebbe anche immaginare un futuro, cioè se noi esistiamo in quanto quelli lì, i tedeschi, i francesi, si sono sempre lottati oppure accordati per farci metterci in riga, e probabilmente noi dovremmo il coraggio di non metterci più in riga e accettare che loro ascoltino anche la nostra esistenza in centro come cuscinetto fra i due. Ma questo modo di vedere il mondo del Carlo Magno ha avuto poi un'evoluzione successiva interessantissima che ha ulteriormente determinato la vita della città. Carlo Magno, quando fa la riforma dell'impero, sto impero se lo reinventa, che oggettivamente non ce l'ha più, organizza con grande intelligenza una corte colta ad Aquisgrana, con scrittori che vengono da ovunque, con la ripresa dell'insegnamento del latino, con la voglia di inventare di nuovo una scrittura che sia condivisa nell'impero intero, perché ormai la scrittura romana antica si era sciolta, ognuno scriveva come poteva, come voleva, cioè tenta una riorganizzazione. E in questa riorganizzazione inventa tre meccanismi dell'amministrazione, un'amministrazione che si è sciolta. Il primo è l'affidamento alle pievi come struttura in un qualche modo organica. Il secondo è mandare alle frontiere quelli che sono i margravi, i controllori delle marche, che diventeranno poi nei titoli nobiliari successivi del Medioevo i marchesi. L'altro è quello di mandare avanti e indietro per controllare le amministrazioni locali i suoi inviati speciali, cioè i suoi controllori di Stato, i missi dominici, gli inviati del signore, del padrone, che vanno avanti e indietro. La terza figura che porta è una figura che reinventa dalla Romanità antica, perché esisteva già sotto Traiano, che sono i comites. I comites sarebbero, detto in modo volgare, i compagni di merenda, cioè sono quelli che comano con lui, che mangiano con lui, quelli che stanno al tavolo del palazzo e che vengono spediti in un qualche modo come fiduciari all'interno di queste città poche rimaste, oppure fuori da queste città nelle aree franche e nelle aree germaniche, a tenere sotto controllo i territori. Sono quelli dai quali verrà poi fuori il titolo nobiliare medievale del conte. In Italia i comites arrivano, reggono sì e no 40-50 anni, dopodiché i cives si riuniscono e li cacciano, li buttano tutti in campagna. I comites di Carlo Magno diventano in un qualche modo degli amministratori imperiali, non più imperiali, mandati in periferia, vanno a formare quello che noi chiamiamo il contado. Li consideriamo così male che l'altra parola, oltre a vilano, che inventiamo come parola peggiorativa, è la parola di contadino. Oggi la parola contadino è molto elegante perché ricorda anche l'amaro Montenegro, il veterinario, cioè tutta una serie di cose simpatiche, poi siamo ecologici, il salame genuino, cioè è cambiata tutta la figura. Però quelli che hanno più di 40 anni si possono ricordare che ancora 30 anni fa il contadino in Italia era considerato in un qualche modo un cittadino
frustrato rispetto al cittadino. Il contadino noi lo usiamo come parola proprio perché è quello che sta col conte. Il conte genera il contadino e la villa, come la villa antica, aveva generato il villano. I cives stanno in città. Però la città non deve essere necessariamente New York intera. La città italiana è una città piccolissima talvolta. In alcuni casi piccola, in alcuni casi più grande, ma talvolta è piccolissima. Quello che conta è che abbia la identità e la psicologia di una sua autonomia e che abbia voglia di generare un proprio destino. È una caratteristica trasversale dell'Italia centro-settentrionale. È molto distinta dalla realtà che si sta formando nel meridione. Infatti la cosa straordinaria è che il partito dei 5 Stelle, con un colpo d'ingegno, è stato capace di ricostituire sostanzialmente il regno delle due Sicilie. Se guardate la cartina geografica, infatti io ho suggerito Di Maio, non starebbe male anche con un giacchettino un po' come Franceschiello. Hanno rifatto il regno delle due Sicilie, cioè una sorta di vendetta contro l'unità d'Italia. Ma lo hanno fatto perché? Perché vedete, se i politici ci ascoltassero di più capirebbero delle cose che non capiscono di solito. Esiste una pratica di indagine che si chiama l'antropologia culturale, cioè è quello che è ancora meglio, perché il termine tecnico più preciso è quello dei tedeschi, che dicono la Sittengeschichte, cioè la storia delle abitudini. Il mondo e i popoli, la gente è fatta di storia delle abitudini. È molto difficile cambiare del tutto le abitudini, anche perché il passaggio da una generazione all'altra, che per noi che ne viviamo solo tre purtroppo di generazione, è drammaticamente breve. Nella storia ha un'evoluzione lunghissima. Se io prendo le due prime file di questo teatro, solo le due prime, passo dal primo all'ultimo, sono arrivato Giulio Cesare. Cioè il nostro rapporto col passato, che sentiamo un rapporto lontanissimo, è invece nelle nostre abitudini, nel nostro modo di fare, un rapporto molto più stretto e molto più diretto di quanto non pensiamo. È per questo che parlare di storia e analizzare la storia diventa utile, diventa interessante, perché ci permette di capire chi siamo e ci permette di capire come ci comportiamo. E riusciamo a capire una cosa curiosissima, che oggettivamente la complessità del sistema italiano e questa curiosa rottura recente ha delle radici radicate vere, non delle radici così come si dice, tanto delle radici, tutto dovrebbe avere delle radici, no. Ha un radicamento concreto e oggettivo, e questo radicamento concreto e oggettivo sta proprio nella struttura che si è venuta a formare attraverso gli anni. Il Meridione ama o non ama la figura formidabile di Federico II di Svevia, il grande personaggio colto, raffinato, chicissimo, che andava a caccia con lo sparviero e poi si portava dietro le arancine facendole friggere, inventando la cucina anche da una parte della Sicilia, che aveva questi arcieri arabi straordinari a disposizione, personaggio da grande cinema, però è stato anche colpevole della catastrofe meridionale, perché inventò una cosa diversa da quella che c'è da noi. Difatti, il suo mondo non ha mai avuto una trasformazione verso la struttura urbana articolata che è specifica invece dell'Italia centrale e dell'Italia del Nord. Castel del Monte è un posto fantastico, uno lo guarda, è una sorta di simbolo, sembra un UFO atterrato sulla Terra, è bellissimo. Alcuni degli edifici di Palermo sono commoventi, perché si riassumono tutto il Mediterraneo. Il mondo che inventava Federico II di Svevia era un mondo particolarissimo, dove comunicavano, dove convivevano, cioè coabitavano. Spesso faccio vedere questa lastra che ho avuto la fortuna in un qualche modo di rendere di nuovo nota al pubblico, che è una lastra della metà del XII secolo a Palermo, fatta da un prete locale per la morte di sua mamma, e questa lastra è scritta in ricordo della mamma in quattro lingue, scritta in greco, in latino, in ebraico e in arabo. Dimostra che quel mondo lì era un mondo particolarmente articolato. Però quel mondo articolato
reggeva su un sostegno politico estremamente ridotto. I normanni che erano arrivati nel meridione, e dal quale nacque la casa degli Hauteville, quindi degli Altavilla, e della quale sarà poi erede per via dell'ultimo matrimonio, l'ultima delle Altavilla, Costanza, sposa lo Svevo e così nasce Federico Crucco, mentre gli altri erano normanni, quel secolo e passa di cultura normanna si fonda ancora sul fatto che i normanni arrivati lì erano probabilmente 700-800 persone, quindi una struttura sufficiente da un punto di vista tribale per poter controllare la struttura dello Stato. Quando scende Federico con i suoi sono in 25, quei 25 devono riuscire a governare e per governare hanno un'unica strada, mettersi d'accordo con i piccoli poteri locali da dove nascono le baronie e da queste baronie è nata tutta la struttura di un meridione diverso dall'evoluzione centro-nord italiana. L'Italia si è separata in due a metà del 200, poi ha tentato un'unità che abbiamo visto al cinema 150 anni fa e adesso sta tornando all'epoca di Federico II di Svevia. No, la storia può succedere, può essere anche grave, ma può succedere. Forse Garibaldi aveva fatto male i conti, cioè non aveva, fosse venuto a fare un po' di corsi di storia, avrebbe capito che non era il caso intervenire in quel mondo e che era molto meglio mantenere Franceschello, che in fondo erano anche abbastanza decorativi questi Borbone a Napoli. Ma noi parliamo dell'altra parte d'Italia, quella del campanile, cioè il campanilismo nel meridione non esiste, esistono altre fratture, e qui non voglio essere indelicato, sembrare antipatico, però esistono altre fratture che sono addirittura più antiche, le fratture del campanile ne parleremo dopo, ma per capire questa articolazione italiana, le fratture meridionali sono molto più antiche e derivano ancora addirittura dalla migrazione, dalla Grecia verso la Magna Grecia, cioè quando cade quel colpo di clava, probabilmente per l'arrivo dei Dori sull'area dell'Egeo e lentamente le popolazioni dell'Egeo cominciano a dire qui si sta male, ragazzi, è meglio filarsela. Poi mi hanno detto che c'è l'America e la Sicilia e il meridione d'Italia era per un greco che stava seduto su un sasso guardando una pecora e quando non ne poteva più se la pappava con un po' di vino, diventa il Bengodi, cioè il posto dove i territori sono vastissimi, dove il grano cresce in un modo straordinario, dove non è tutto solo sasso e pietra, dove ci sono ancora gli alberi, allora c'erano, e migrano di qua. Ma ogni città dello Ionio, ogni città dorica, ogni città separata anche più verso l'Asia Minore, arriva indipendente e ci saranno fra il VII e il IV secolo prima di Cristo dei conflitti perenne. Selinunte fa la guerra col vicino perché Selinunte è di origine di una parte dell'Egeo, la città vicina è un'altra origine. Cioè questa conflittualità rimane e anche la conseguenza di organizzazione delle diverse conflittualità, a mio parere, permane fino ad oggi. Perché se uno si fa una domanda, qui cado quasi nel politicamente scorretto, però bisogna avere il coraggio di ammetterlo, se uno si chiede come mai quella parte del Mediterraneo ha generato 4-5 tipi di organizzazioni criminali così diverse, la Sacra Corona Unita, l'Andrangheta, la Camorra, la vecchia mafia, Cosa Nostra, e come mai queste organizzazioni criminali siano in lotta fra di loro, l'origine forse addirittura ancora quella della conflittualità greca, cioè sono rimasti in conflitto perenne. Poi quella conflittualità si è un po' stemperata nell'arrivo arabo, si è stemperata inizialmente con i romani, perché i romani di allora erano diversi da quelli di oggi, cioè andavano, mettevano, c'è poco da fare, cioè andavano giù pesanti, non andavano per diplomazia, andavano direttamente a colpi e hanno tentato una riorganizzazione, ma il tutto si è rismembrato all'infinito, cioè il meridione d'Italia smembrato, con queste origini greche così diverse, su popolazioni locali, con l'arrivo ulteriore degli arabi, arrivano poi anche i normanni, non si forma mai il concetto del Cives. Il concetto del Cives è un'eredità che la Roma, che lentamente si scioglie,
l'impero romano che lentamente si disfa, perché non c'è un momento della caduta dell'impero romano come raccontavano gli storici del Settecento, è una struttura che lentamente si scioglie vedendone apparire altre, perché Carlo Magno la riprende e la trasforma. In questa trasformazione invece il centro e il nord generano quella cosa strana e formidabile che è la città. E la città è cuore della civiltà, della parte centro e nord italiana, però a sua volta diventa rissosa, cioè ognuna delle città italiane decide di appartenere all'uno o all'altro. Decide intanto radicalmente questi due partiti opposti. Pensate, siamo l'unico paese al mondo che vede nascere 800 anni fa due partiti opposti che esistono ancora oggi. Il partito europeista e il partito papalino. Uguale. Ancora oggi abbiamo, non sappiamo quali siano esattamente, ma abbiamo ancora oggi un partito che sostanzialmente si chiama oggi sovranista, no? È una roba strana perché va bene per Orbán, ma da noi è un po' più difficile applicare. Esiste un partito sovranista, esiste un partito europeista, cioè da noi ancora esistono i Guelfi e i Ghibellini. E per quello che questa sera vi volevo parlare dei Guelfi e dei Ghibellini. E la cosa strana è che quando uno era Guelfo o era Ghibellino, non sapeva mica perché era Guelfo o Ghibellino. Cioè per quale ragione un quindicenne diventa dell'Inter e un altro del Milan? Sì, a Milano si dicevano perché quelli più chic finivano all'Inter e quelli un po' più pop al Milan, oppure a Roma, poi non è vero, a Roma c'erano quelli della Roma e quelli del Lazio, cioè tutte le grandi città, Genova, c'era Genova e Sampdoria, no? Tutte le città hanno generato due squadre, quelle importanti, ma nessuno sa per quale ragione un quindicenne opta per l'una o per l'altra. E nessuno è mai riuscito a capire per quale motivo uno diventasse Ghibellino, diventasse Guelfo. E non siamo neanche in grado di capire perché siano diventati Ghibellini e Guelfi. Adesso farò una cosa che è inelegante, mi cito, perché credo di averlo scritto in modo sufficientemente chiaro per poter essere capito anche adesso. La faccenda, in verità, nasce dalla storpiatura di due partiti tedeschi che si formano dopo l'elezione di Enrico V e siamo a metà del XII secolo. Gli unici vengono dal castello di Waiblingen, che sostengono una delle parti, e quelli di Waiblingen con gli anni diventeranno i Guelfen. E Guelfen, i Waiblingen vengono Guelfen e i Welfen diventano in italiano i Guelfi. E gli altri invece vengono da un altro castello, e quell'altro castello, che è quello degli Hohenstaufen, genererà lentamente la parola diversa, che è quella di Kipling, che diventeranno i Ghibellini. Questo avviene nel XII secolo. In Italia la faccenda diventa tale, adesso ve la voglio leggere perché il racconto è molto meglio se ve lo leggo piuttosto che se ve lo rifaccio. Il giorno di Pasqua del 1216, allora Enrico V era morto 100 anni prima, 1216, tale Buondelmonte dei Buondelmonti fu disarcionato dal proprio cavallo con un colpo di mazza e finito con una bella stilettata a terra. Roba tipica da fiorentini, fanno ancora adesso. Era vestito con la più bella delle sue vesti perché si recava in chiesa a sposarsi con la bella figlia di Donna Gualdrada, della potente famiglia dei Donati. I Donati torneranno in scena fino agli anni di Dante, perché Dante si oppone al partito del Donati quando si mette a fare il guelfo nero e passa dai bianchi ai neri, perché poi da noi, come sempre succede, si fa Guelfi e Ghibellini, però poi i Ghibellini fra di loro si litigano, i Guelfi fra di loro si litigano e fanno come nella Democrazia Cristiana, fanno le correnti. Cioè, quindi noi abbiamo due partiti opposti. Spiega l'Italia di oggi, sembra un paese stabile. Uno dice, ma no, l'Italia è il paese più stabile d'Occidente. A parere di molti, la colpa della caduta era in ultima istanza del morto, il quale aveva tradito un precedente contratto di finanziamento con la brutta figlia di Lamberduccio, che apparteneva alla potente famiglia degli Amidei ed era nipote di Oddo dei Fifanti, tutti nomi molto fiorentini, potrebbe mettere anche Matteo Renzi, suona benissimo. Scontro fra potenti, questione di belle e di brutte, cuore della perenne italianità.
Ma perché mai il buon del Monte si era impegnato notarilmente con la non bella? Tutto era nato da una rissa in una festa che era stata data nel castello di Mazingo dei Mazinghi, si chiama sempre così Toscani, il quale celebrava il titolo nobiliare importante ricevuto dall'imperatore, perché lui era un ghibellino e i titoli l'imperatore faceva come facevano una volta anche in Italia, li vendeva. Se uno metteva la cifra giusta, cioè Milano per comprare il titolo, Gian Galeazzo ci ha messo la fortuna, cioè era diventato l'uomo più ricco d'Europa, quando aveva un sacco di denaro pieno mandò una missiva a Ratisbona all'imperatore dicendo io voglio diventare duca, quello ha detto con quei soldi lì diventi domani mattina, e fecero così per diventare duchi anche poi gli Este a Ferrara, lo fecero a Mantova, i potenti di Mantova, i Gonzaga, cioè in Italia lo fece per ultimo il più fetente di tutti, Cosimo I, quello cattivo, non Cosimo il vecchio, che era quello colto, Cosimo il poliziotto, quello che fece poi la Firenze del 500, del 530, anche lui andò lì a comprarsi il titolo. Il titolo si comprava. Allora, torniamo al Mazingo dei Mazinghi. Lui celebrava questo fatto del titolo nobiliare importante ricevuto dall'imperatore. Un buffone a cena aveva sottratto un piatto dal tavolo, era stato dal terco ed era volato un tagliere con tutto un arrosto. Fra sughi, insulti e coltelli si decise di fare pace, obbligando Buondelmonte, che non c'entrava poi più di tanto, a sanare la questione pacificando le famiglie con l'impegno a sposare la pulzella da nessuno desiderata. Ha detto, tu hai piegato il casino, scusate il termine tecnico, c'è la nostra sorellina che non la vuole proprio, non la vuole nessuno, ti tocca, se vuoi far pace, sposatela. Così è andata. Il tradimento dell'impegno, perché dopo lui non l'ha fatta, perché si è sposato quell'altra, generò astio nel partito dell'abbandonata e si decise per la vendetta. Chi suggeriva una sonora bastonatura fu ridotto in silenzio. Era la soluzione migliore, lo prendiamo solo lì, si dà un fracco di botte, è molto fiorentino come concetto. Ma il Mosca dei Lamberti, tutti quei nomi bizzarri, lui propose l'uccisione con la frase che da allora è diventata famosissima. Cosa fatta? Capua. Da allora non lo diciamo anche quando si paga la sarta. Cioè, però lì era più importante. Non pensava il Mosca che il caso sarebbe perdurato per 3 secoli. Dopo l'assassinio, il gruppo della sfortunata brutta di famiglia, titolata dall'imperatore, divenne l'embrione dei ghibellini. Cioè tutti quelli che avevano comprato un titolo di imperatore erano amici di quella lì che era stata persa, mentre il gruppo dell'altra sfortunata che era rimasto inutilmente all'altare, cioè l'altro era rimasto lì a aspettare dal parroco. Quella del parroco divennero i guelfi e i guelfi rimasero del parroco per sempre. Su questo meccanismo si fonda una conflittualità fra papato e impero, che si era in un qualche modo risolta con la questione delle nomine, perché la prima conflittualità ovviamente fra papato e impero nasce già con Ottone III, quando si decide ma chi è che deve fare che cosa, cioè è il papa che deve fare l'imperatore o è l'imperatore che deve fare il papa, cioè è il potere reale, concreto, oggettivo degli eserciti che dà la legittimazione al papa oppure l'opposto. Questo avveniva tra l'altro in un periodo nel quale il papato, se avete tempo da perdere, vi assicuro, vi divertirete moltissimo, si trova anche su internet. Andatevi a cercare la situazione di Roma nel X secolo, cioè fra il 925 e il 970, quando diventa in un qualche modo la regina del sistema papalino romano una tale Marozia. Marozia che era l'amante di un papa, la mamma di un papa, cioè aveva papato il possibile e controllava sostanzialmente Roma. Roma si era totalmente sfasciata, altro che quello che dicono i leghisti su Roma ladrona, cioè lì era proprio la catastrofe biblica. In quella catastrofe biblica per fortuna è arrivato l'unico papa alsaziano, nato lì vicino a me per quello che è arrivato lì all'inizio del nuovo millennio, che rimette un po' di ordine nella Chiesa. Ma la Roma disfatta allora era l'embrione di un meccanismo nel quale il potere stava implodendo, sicché l'impero
ne approfittò immediatamente e disse: allora i papi li faccio io. Il dibattito fra papato e il dibattito sulle nomine durò praticamente un paio di secoli, ma si era concluso allora. E si conclude formando in Italia questi due partiti opposti che conviveranno costantemente come partiti opposti, i Guelfi e i Ghibellini. Eccoli lì, li vedete qua dietro a me fotografati, è una foto d'epoca questa. È quella che rappresenta tra l'altro l'ultimo grande scontro fra Guelfi e Ghibellini, quello con il quale finisce il potere svevo in Sicilia, quando lo scontro fra gli eserciti imperiali e gli eserciti dei francesi va a determinare la fine del sogno svevo e inizia il primo breve dominio francese, poi ci sono i Vespri siciliani, poi arriva gli Aragona, la musica infinita. E la Sicilia diventa ispanica e lo rimane in un qualche modo ancora oggi barocca e ispanica. Quello è il momento terminale, ma la dialettica fra una realtà e l'altra è perenne. E questa dialettica perenne è alla radice della nostra percezione di appartenenza l'uno all'altro. E allora viene fuori un elemento, se me ne fate vedere, abbastanza divertente. Cioè, addirittura le città si ornano, i castelli si ornano. Ci sarà il merlo guelfo e il merlo ghibellino. Questo è un merlo un po' bastardo, perché è un merlo molto italiano, da compromesso storico, nel senso che quello delle torri è ghibellino a coda di rondine, quello della ronda, che non è la rondine, no? La ronda invece che non è la rondine, invece è guelfo. Quest'altro invece che vediamo è totalmente guelfo. Quindi la questione tra l'altro non era semplice, perché era più facile cambiare bandiera che cambiare merlo. Uno che aveva dei momenti straordinari della storia del 200, quando che finisce con la grande battaglia di Montaperti fra Siena e Firenze, quindi fra Ghibellini e Guelfi, gli uni sono aiutati dai francesi e dagli eserciti guelfi, gli altri sono sostenuti dall'impero con anche degli ungheresi, cioè questa battaglia è drammatica. E dopo, quando uno cambia, cosa fa? Deve cambiare anche cambia il merlo. Talvolta li cambiavano, ma molto spesso questa distinzione originaria durò pochissimo e dopo un periodo abbastanza comprensibile si teneva le cose così come erano. Gli italiani erano guelfi e erano ghibellini e più di tanto non importava. Ma la cosa interessante è che nella scelta dell'essere guelfo o ghibellino non c'entrava più nulla ormai la scelta dell'essere papalino o dell'essere imperiale. Uno, più che essere guelfo, in Italia era antighibellino. Prendeva la scelta perché era la scelta che lo opponeva al partito che non tollerava. E più che essere ghibellino era antiguelfo. Guardate che questo fenomeno è perdurato e perdura ancora oggi. I comunisti non ci sono più, ma gli anticomunisti tantissimi. I fascisti, quelli che rimangono, sono diventati talmente patetici e tristi che praticamente non si fanno vedere se non in quei circoli dedicati a Ezra Pound, che se lo sapesse Ezra Pound uscirebbe dalla tomba, gli darebbe due ceffoni immediatamente. Però gli antifascisti ci sono. Allora, noi apparteniamo ad una cultura politica e sociale dove, in fondo, essere contro è molto più importante che essere a favore. Abbiamo una sorta di momento di identità che si genera quando decidiamo chi è il nostro nemico. L'esperienza è straordinaria, se vi capita, un giorno potrebbe succedere, o alcuni magari sicuramente è già capitato, di partecipare al Palio di Siena. Io ho avuto la fortuna di essere invitato al Palio proprio con una contrada, che non è facile avere il diritto di cenare con la contrada, avevo degli agganci, poi avevo fatto un video su Siena, ero andato a vedere proprio, ero dal priore, come avevo fatto il giro da un priore all'altro, e ero addirittura accompagnato per attraversare la città, perché nella notte di preparazione al Palio non si passa da una contrada all'altra, si rischiano le botte. Ma in fondo, quello dell'Oca, se vince l'Oca è veramente felice, però è soprattutto felice se perde il Nicchio.
non interessa di vincere, all'Italia non interessa di vincere, gli piace molto che l'altro perda. Sono due logiche completamente diverse che vanno a formare il cuore del concetto dell'italianità. E questo ci fa capire anche di più su ciò che è la nostra struttura organica, cos'è la nostra struttura delle città. E ci permette anche poi di ricapire di nuovo per quale motivo siamo campanilisti. Per noi il campanile è il luogo al quale vorremmo sempre tornare. Ne abbiamo selezionato alcuni, uno ovviamente in onore al direttore del teatro, perché è il suo, e lui ogni notte quando sta dormendo a Milano pensa seriamente al campanile di Cremona. Però poi mi è venuta una domanda anche interessante riguardandomi i campanili, perché il vantaggio di queste conferenze è che mi costringono non a raccontare quello che già so, ma a reinventare di volta in volta, se no mi annoio anch'io. E mi sono fatto mettere una serie di torri, perché poi dalla campanile si passa all'altro elemento fondamentale, che è la torre, cioè la torre è la sorella immediata del campanile. Il Medioevo avrà un'architettura straordinariamente interessante, perché le città si riempiono di torri. Adesso fermiamoci su quella di Pisa, lei è la torre d'identità della città, ma noi oggi non vediamo Pisa come era allora. Sono pochissime le rappresentazioni rimaste intatte delle città così come erano fra 200 e 300. Le città erano gremite di torri, c'era una torre accanto all'altra. E il rapporto era legato al tipo di vita assolutamente pericolosa e fratricida che avveniva all'interno delle città fra le fazioni politiche e fra le inimicizie familiari. Cioè uno stava sicuro solo quando era nella torre. Perché? Stava scomodo, per andare a dormire doveva fare 5 piani e non c'era l'ascensore, quindi la torre era un baracchino stretto all'interno del quale si stava molto poco, in un qualche modo garbati, e però si formavano i rapporti fra le torri. L'elemento fantastico che si ritrova solo in alcuni codici è che queste torri erano di solito collegate con dei ponticelli di legno. Si andava dall'uno all'altro, se avevo litigato con la torre numero 4, tagliavo il ponte. Si tagliano i ponti per quello, non solo quelli importanti, ma anche i ponti minimi. Avevo sposato la figlia, come si dice, ho sposato la figlia con mio figlio, della torre accanto mettevo un ponte nuovo. Il meccanismo urbano era una sorta di struttura che assomigliava già un po' a una città futurista. La prima città futurista è quella, e si collegano le realtà, si collegano le case. Molti di quei ponti li abbiamo persi, perché con la genesi delle grandi egemonie signorili e soprattutto con il controllo cittadino a partire dal Rinascimento, l'esistenza di questa quantità infinita di torri diventa pericolosa. Ne rimangono solo alcune. Quelle che rimangono, curiosamente, sono tutte storte. È storta quella di Pisa, è storta quella degli Asinelli, no? Ah, questa è quella di Bologna. L'Italia è piena di torri storte. Mi fa riflettere ogni tanto questo problema. Questa è una delle torri più storte fra tutte, ed è una delle più importanti. È la torre di Castello a Venezia. Sapete che Venezia ha come sua prima identità la torre vescovile che si forma a Castello, che è la parte protetta assai lontana da Piazza San Marco, in mezzo alla laguna, dove ci si rifugia quando scappano dalle aree lagunari che stanno sotto l'Aquileia, e perché ormai le invasioni sono diventate tali che l'unico posto sicuro è in mezzo alle acque del tutto. Vanno lì, quello è il castello, è in un qualche modo il fondamento della Venezia Nuova, la torre storta. Siamo pieni di torri storte. Su questo tema non sono stato ancora in grado di scoprire il motivo, se non ovviamente architettonico, ma il motivo per il quale in Italia questo tipo di identità solida, potente, alla fine finisce con essere un'identità storta. L'Italia vuole essere autonoma, ma non ci riesce mai. È una roba strana, eh? Una riflessione molto seria. In cambio, lo scontro Guelfo-Ghibellino diventa uno scontro stabile della nostra percezione politica. E lo sarà in un modo particolarmente significativo quando ormai tutto è dimenticato
e si inizia ad immaginare una realtà prima di tipo feudale più aggregativo, che è quella dei grandi ducati che vanno a fondare gli stati italiani del tardo medioevo, del primo rinascimento, e successivamente quando questi stati vogliono avere la legittimazione imperiale, per cui in alcuni casi addirittura la storia precisa delle nostre città si fonda sulla diversità di appartenenza ad un attore e l'altra. Prendete il caso molto, molto significativo di Casa Estense. Loro sono duchi per e che insigniti dal papato a Ferrara, e sono invece duchi insigniti dall'imperatore a Modena. Poi, alla fine del Cinquecento, con l'estinzione del ramo storico degli Este, il papato rimette le mani su Ferrara, che diventa un pezzo allargato degli Stati Pontifici. Loro si rifugiano a Modena. A Modena riparte un'altra civiltà, e quest'altra civiltà è ancora una volta una civiltà però ducale, ma di segno invece e di appartenenza imperiale. Da noi si mescolano costantemente gli imperi, l'impero e il papato, si mescola costantemente questa influenza duplice fra gli uni e gli altri. E siamo gli unici in Europa ad avere questa caratteristica bizzarra, perché per i tedeschi è più facile, facevano loro l'impero, era normale. Per gli altri stati europei si sta formando l'identità nazionale. L'identità nazionale in Francia cresce lentamente, si afferma con forza, diventa quella centralizzazione amministrativa intorno a Parigi, e avviene poi all'inizio del 200 lo scontro fra le tre realtà, quello delle torri nostre, quello degli imperi, quello dell'impero e quello di una monarchia di Francia che sta facendosi muscoli e sta crescendo. Il tutto avviene a luglio del 1214 a Bouvines. A Bouvines si scontrano i francesi da un lato contro l'impero. I francesi sono sostenuti dal papato e dalla parte degli inglesi. I tedeschi sono i più potenti di tutti, i tedeschi perdono. Cambia la struttura d'Europa. Non è più per noi in Italia necessario il rapporto diretto con l'impero, per quanto si pensi ancora di essere Guelfi Ghibellini, la Francia si sta facendo i muscoli. La Francia di allora cresce, siamo nel 1214, nel giro di 40 anni conquista il proprio meridione, diventa una potenza e si trova in un momento molto particolare ad avere una monarchia talmente allargata da controllare psicologicamente tutta l'Europa che guarda verso l'Atlantico, perché la mamma di San Luigi è Bianca di Castiglia, quindi li porta anche l'appoggio ispanico. E lì cambia la nostra storia, perché il fratello minore decide di partire, Carlo d'Angiò, decide di partire per l'avventura. Inizia la sua avventura, attraversa il Mediterraneo, si va a conquistare Napoli, da Napoli si conquista il potere sul Regno delle Due Sicilie, e a quel momento, avendo il Regno delle Due Sicilie avuto già prima l'inserimento nel sistema imperiale, quindi non i campanili, l'arrivo dei francesi evita ogni campanile successivo. Faranno delle belle cattedrali, ci sono delle chiese gotiche a Napoli straordinarie, così come ci sono le grandi chiese neoantiche a Palermo, ma il campanile non appare mai. Il dramma vero del meridione italiano è che è una parte del mondo senza campanile, cioè senza un campanile di identità. Il nostro dramma invece che ne abbiamo troppi, cioè che fondo fra un campanile e l'altro non siamo mai andati d'accordo, e che la questione del legame al campanile in un qualche modo diventa la radice della nostra identità. La cosa che ha fatto soffrire più di ogni altra
il povero Dante, quando fu mandato in esilio, era andato bene andare perché sennò passava per la pena di morte, la cosa che lo faceva soffrire di più di tutti era di essere lontano dal campanile. Cioè, per lui l'abbandono della sua radice, della sua Firenze, stando poi abbastanza bene fra Ravenna e il nord Italia, l'abbandono del campanile fu drammatico. Gli italiani soffrono se perdono il campanile. E non è la Heimat dei tedeschi, è proprio la identità di appartenenza. A tal punto che quando si vanno a formare definitivamente le repubbliche all'interno dei comuni, e nascerà quella straordinaria di Firenze, per poter entrare nelle arti è quasi obbligatorio essere andato sotto un campanile. Chi non ha un campanile da noi non esiste. E poi una volta che ce l'ha può anche andarsene, perché se ne va, semmai, a spasso per il mondo, ma una volta andato a spasso per il mondo, se torna, torna al suo campanile. La sua identità è quella del campanile. La nostra Milano no, è lì il problema di fondo. Cioè Milano è una città aperta perché ne ha troppi di campanili. Milano è una città aperta, e adesso quella parte finale, perché poi vorrei parlare di noi che siamo un po' diversi, no, in un qualche modo. Se mi fate vedere quella curiosa fotografia della chiesa di San Sepolcro e di alcune delle chiese, se me le fai vedere, quelle che hanno due campanili, le chiese bimotore. Ad un certo punto in Italia arrivano le chiese non più con un campanile. Questa identità totale in un qualche modo viene messa in dubbio. Mi sono spesso chiesto per quale motivo ce ne volessero due. In fondo uno poteva bastare. A Sant'Ambrogio servivano due campanili perché erano due realtà diverse in lite, ma questi qua non avevano bisogno di litigare, erano quelli che tornavano dal San Sepolcro e erano arrivati, dopo aver fatto la crociata, tornano a Milano e fanno questa chiesa per ricordare il loro viaggio in Terra Santa. Questa è l'altra chiesa uguale, e qui siamo in Sicilia, anche lei perfettamente simmetrica con due campanili a Cefalù. Chi gliel'ha fatta fare a Cefalù di fare una chiesa? Gli sarebbe servito il campanile semmai con la luce accesa sopra, con la statua della libertà, perché faceva in un qualche modo faceva da faro. Cefalù fanno una chiesa con due campanili. Quindi abbiamo Milano con due campanili, abbiamo Cefalù con due campanili. Abbiamo Como con due campanili, Santi Comaschi, Sant'Abbondio. Allora fermiamoci un attimo qua per capire di che cosa vuol dire la mutazione del carattere organico di una società quando arrivano degli esseri nuovi. I veri specialisti delle chiese a due campanili, se mi fai vedere quell'altra fotografia della chiesa delle dame che è a Co, un posto dove siete stati tutti almeno due o tre volte, presumo, in Normandia, quando apparirà la vedremo, che è una chiesa che ha la prima chiesa con due campanili. Da Caen partono i normanni per andare a conquistare l'Inghilterra, la battaglia di Hastings, avete sentito parlare, alla fine dell'undicesimo secolo, quando trasformano l'Inghilterra, quella roba che era prima, nella grande area dei normanni, e vanno a fondare Canterbury. Questo è il primo esempio di una chiesa che non ha più un campanile, non lo vedete, sono due torri serie e siamo in una cosa nuova. La chiesa bimotore deve essere spiegabile. Come mai i normanni fanno le chiese a due campanili uguali? Bene, provate a remare su una barca che rema solo da un lato, non va molto lontano. La psicologia di quei popoli di navigatori che erano partiti tanto tempo prima della Danimarca, avevano invaso una parte della Francia, erano finiti poi in Inghilterra, poi erano tornati in Francia e gli avevano dato, Carlo il Grosso gli aveva dato tutta la Normandia per evitare che li mangiassero Parigi, poi lentamente si sedimentano, si cristianizzano, imparano il latino e contribuiscono anche alla nascita delle lingue romanze, sia in Francia che parzialmente in Italia, e noi che in Inghilterra. I normanni hanno una visione simmetrica del mondo. Per loro il campanile non conta, quello che conta è che la chiesa sia una nave. Per loro la navata della chiesa richiede un equilibrio perfetto dei campanili.
e l'equilibrio perfetto dei campanili permette alla nave di andare diritta, se no non si va molto lontano. È molto interessante l'evoluzione di questo tipo di architettura e di segno, perché non serve più il campanile a farsi riconoscere, ma serve a riconoscersi. Sono due realtà completamente diverse. Il normanno che va lì dentro si sente un vero normanno. E appena arriva in Sicilia cosa fa? Quella che avevo fatto vedere prima, Cefalù, dice fatemi la mia chiesa da normanno, non voglio una di quelle robe latine. E quando arriva, la cosa più bella è quando arriva a Como arriva un papa che si chiama Urbano II, che è quello che farà nascere il concilio primo di Bari, ed è anche quello che spingerà a fare la prima crociata verso la Terra Santa alla fine dell'undicesimo secolo. Questo papa si chiama Eudes de Lagerie ed è di Blois. Lui, essendo di Blois, è un normanno. Per lui le cose devono essere equilibrate. Per lui la strada che porta verso l'Italia è una strada fondamentale. Questa strada fondamentale passa ovviamente da quel posto dimenticato oggi, che è la periferia di Como. Lì nasce la prima grande edificazione equilibrata dello stile romanico. Gli abitanti di Como, detti comaschi da alcuni o comacini da altri, avrebbero da tempo dovuto trasformare questo edificio in uno dei simboli più importanti dell'architettura del nord Italia, perché lì muta la lingua dell'architettura. Invece l'ha lasciata lì un po' in periferia, fra tre fabbriche di seta ormai dismesse, sperando che su quei terreni abbandonati si possa costruire qualcosa. Mi auguro che il buon senso li spinga a non farlo e che questo edificio, che è fondamentale, rimanga lì. Da lì nascono tutte le altre. Nasce la grande chiesa di Villigelmo a Modena, che anche lei appartiene alla stessa architettura bimotore. Nasce un'evoluzione di architettura bimotore che arriva fino a Kiev, che ritroviamo in Sicilia. La chiesa nuova non è più il campanile del campanilismo, è una cosa nuova. È il simbolo del primo mondo comune che si forma in Europa dopo quello di Carlo Magno ed è quello dei Normanni. Cioè loro finiranno con organizzare un Commonwealth complessivo che va dalla Normandia fino a Costantinopoli e risalgono addirittura da Costantinopoli, quando non ne possono più neanche loro di averli fra i piedi, risalgono e vanno a fondare insieme agli altri che scendono al nord la prima città della Russia vera, che è Kiev. E Kiev a sua volta ha una chiesa con due campanili. Allora ci sono dei segni che sono fantastici, perché rendono la storia dell'architettura una storia attraente. La storia dell'architettura è fatta da segni. Questi segni ci raccontano oggettivamente come stanno le cose. Non è neanche troppo difficile decifrarli, ma ormai siamo parecchie centinaia di persone, questa sera abbiamo fatto un decifraggio comune. Questo déchiffrement comune è quello che ci lascia capire tutta una serie di elementi, che sono alla fine poi riassumibili in tre, e cioè l'Italia è o il paese del campanile, o il paese del Sant'Ambrogio, cioè del non campanile per definizione, quindi aperto a chiunque arrivi, oppure appartiene già ad una traccia, ad una struttura che con gli anni sembra essere uno degli embrioni di una possibile struttura europea allargata. Poi non voglio far propaganda politica per nessuno, perché rispetto alle opinioni anche di quelli che vorrebbero tornare al Medioevo, mi va benissimo, ma questi elementi sono lì per darci una sorta di segnali di attenzione e sono quelli per i quali in fondo vale la pena sostenere anche il loro restauro, la loro manutenzione, come gran parte del patrimonio che abbiamo in Italia, ma che sono alcuni casi quelli più significativi, più incisivi, più curiosi. Se andrete poi a fare un giro di alcune parti d'Italia, dicevo poi Modena che diventa un esempio, e andate, ritroverete che questo segno normanno del bimotore perfetto, della nave che va dritta perché ne ha due di strutture parallele, diventa l'elemento nuovo. Questo elemento nuovo poi noi lo ereditiamo a Milano. È incredibile, perché lo ereditiamo attraverso San Sepolcro. A poche centinaia di San Sepolcro cosa c'è? Sant'Alessandro. Sant'Alessandro è la figlia diretta di quella roba lì, che diventa quell'altra roba lì che è San Sepolcro. Nuovo elemento.
Sant'Alessandro genera un figlio immediato che è Sant'Agnese a Roma e che è fatto tra l'altro da un gruppo di architetti milanesi, perché questo modo di costruire diventa, eccola qua, a Roma, no? Questo modo di costruire, vedete come passa direttamente dall'uno all'altro. Il Boromini, crede chi, impara quel modo lì di fare la doppia torre, che normalmente nella storia romana, delle grandi basiliche romane, non ha mai previsto, porta la doppia torre milanese, la porta lì. E lo fa in un momento molto particolare, che noi abbiamo dimenticato, un momento nel quale Milano è l'unica grande città di Spagna, perché con il 600 e con gli spagnoli a Milano, ricordatevi, gli spagnoli non avevano ancora la capitale, Madrid non c'era ancora, i palazzi imperiali, il palazzo di dominio di Filippo II era Valladolid, ma in realtà la corte ispanica era viaggiante ancora, non aveva una città di riferimento. Le grandi città della Spagna nel 500 sono Milano, Genova, Anversa e Napoli e Palermo. Queste sono le vere città della Spagna. Ma di queste città la più importante è Milano come città spagnola. Il modello milanese, che viene da quel modello bimotore che abbiamo visto, quello dei Normanni, e che è l'opposto del campanile, non è più un elemento di identità locale, ma è un elemento della comunicazione mondiale. Questa chiesa è costruita da un barnabita. I barnabiti sono una delle prime organizzazioni missionarie insieme ai gesuiti a metà del Cinquecento. Loro hanno come scopo non più di difendere l'identità del luogo, hanno lo scopo di difendere l'identità della cristianità. E questo modello bimotore nato dai rematori normanni, diventato barocco a Milano, diventa il nuovo simbolo della Chiesa mondiale. Se vedete, se mi fate vedere quella di Oaxaca in Messico, è uguale. Questo tipo di architettura diventerà, qui siamo in Messico, è la sommatoria delle torri tozze di Palermo, aggiunte nella chiave barocca, diventata bimotore perfetta, ed è il simbolo con il quale noi esportiamo il barocco in giro per il mondo. Quante volte abbiamo visto nei film i campesinos vestiti con la giacca bianca a cavallo con lo schioppo in mano che corrono velocemente verso una chiesa? È sempre a due torri. Le stesse chiese a due torri invaderanno tutto il mondo ispanico. Ci saranno dall'America Latina, dal Messico, fino allo sviluppo successivo dell'area amazzonica, e lo ritroviamo addirittura a Goa. Il modello bimotore milanese è diventato modello mondiale. Dovremmo essere fieri in qualche modo. Cioè, adesso non lo so, non abbiamo i diritti d'autore, no? Però sapere che si appartiene ad una città che ha inventato un modello sui campanili e sulle chiese, che è diventata una cifra del globo terrestre, a me mi mette di buon umore. Forse se non avessimo fatto costruire in piazza Sant'Alessandro quella chiesa, non ci sarebbe il Made in Italy. È il primo passaggio vero di un modo linguistico estetico che diventa un modo mondiale. Ed è quello che avviene quando abbiamo abbandonato il nostro campanilismo e dal campanilismo siamo diventati internazionali. L'architettura può essere una lezione di comportamento. Buona serata. Bicchiere d'acqua.